Buongiorno e benvenuti. Siamo con la professoressa Erika Mallarini, docente della SDA Bocconi, per parlare con lei di un tema di grande rilievo in ambito sanitario, a partire da un recente articolo di Repubblica che certifica il gap crescente tra spesa sanitaria privata e spesa sanitaria pubblica. L'articolo parla di fuga dei pazienti verso il privato. Le chiediamo dal suo osservatorio qual è la situazione e quali sono, secondo lei, le ricadute di un andamento di questo tipo per la sanità. Allora, intanto bisogna vedere bene quelli che sono i numeri e anche rapportarci con un confronto rispetto all'estero. Noi non abbiamo un sistema sanitario che è allo sfascio, ma di fatto come trend seguiamo anche quello che riguarda tutti gli altri paesi. Cioè è normale che in una condizione in cui aumentano le possibili terapie e aumenta la qualità della vita, la durata della vita e via dicendo, chiaramente i costi della sanità aumentano. Questo succede in tutti i paesi d'Europa. Noi siamo sottofinanziati, nel senso che la nostra spesa sanitaria pubblica rappresenta il 6,6% del PIL contro paesi come la Germania, come la Francia, dove arriva quasi al 10%. Quindi in ogni caso noi stiamo partendo da una situazione rispetto alle quali le risorse pubbliche investite nel mondo della salute sono inferiori rispetto ad altri paesi. Quello che gli altri paesi stanno facendo da dopo il Covid è riformare il sistema. Cioè, noi ci troviamo in una situazione in cui in Europa troviamo o un sistema rispetto alla quale la prevalenza del finanziamento deriva da meccanismi assicurativi, casse, fondi, eccetera, oppure paesi come l'Italia o l'Inghilterra caratterizzati dal sistema sanitario nazionale. Con questo cambiamento i due modelli tendono a convergere perché nessuno dei due può rimanere in piedi di fronte a un aumento così elevato del fabbisogno. E l'unica differenza adesso però importante che abbiamo è che se dopo il Covid tutti gli altri paesi d'Europa hanno attivato delle riforme, noi non abbiamo attivato nessuna riforma strutturale. Quindi negli altri paesi che aveva una prevalenza di sistema simile al nostro ha reso obbligatori dei fondi integrativi, dalle altre parti sono state aumentate le tasse. Noi è vero che abbiamo messo più risorse nel fondo sanitario rispetto agli anni precedenti, ma purtroppo in una condizione economica come quella attuale la percentuale rispetto al PIL continua a essere stabile e quindi siamo sottofinanziati. Quindi questo per dire che cosa? Che non c'è un'inefficienza nel sistema, una volontà del pubblico di fare un passo indietro, ma la necessità di sfruttare tutte e due le componenti, la componente finanziaria pubblica e la componente finanziaria privata. Quindi passare da un sistema che si basava sul principio dell'uguaglianza a un sistema che si basa sul principio dell'equità. L'altro punto che spesso si confonde parlando di privato è quando si riferisce al privato non come risorse finanziarie private, ma a strutture private che erogano prestazioni. Perché abbiamo sia strutture pubbliche, cioè strutture private che erogano prestazioni per conto del pubblico, quindi noi li dobbiamo considerare esattamente come si considera il pubblico. Certe volte sono Pubblica, anche certo. efficienti, esattamente. Quindi che non toglie assolutamente nulla rispetto ai pazienti, quindi al paziente non cambia assolutamente nulla rispetto alle strutture private che stanno aumentando in questo periodo proprio perché aumenta il fabbisogno. Quindi la situazione è sicuramente grave. Come è grave negli ambiti degli altri paesi, ci vuole il coraggio di fare una riforma, ma è molto difficile perché le riforme chiaramente richiedono consenso e noi siamo un paese che ha sempre avuto diritto dall'833 del 78
la salute si è sempre vista coperta, eccetera, che paga anche tantissime tasse. Quindi pensare che dobbiamo cofinanziare il sistema sanitario per noi è estremamente difficile. Certo, quindi diciamo riassumendo, la cosa essenziale è la riforma strutturale che ancora stiamo aspettando e un sistema ibridizzato in qualche modo in cui pubblico e privato coesistano e non un sistema fossilizzato sul pubblico o sul privato, cioè le due realtà devono parlarsi in qualche modo. Esatto, ed è difficile che si parlino perché esistono dei forti preconcetti da una parte e dall'altra. Noi la settimana scorsa in Bocconi abbiamo fatto un incontro dell'Osservatorio Consumi Privati in Sanità portando quelli che sono i membri di questa community, che sono sia membri pubblici, privati, sanità integrativa e via dicendo, e ci siamo proprio detti tra tutti quanti che le prospettive sono profondamente differenti perché si tende a pensare che l'altro soggetto in qualche modo sia o avvantaggiato o che non sappia lavorare bene o che abbia che non lavori diciamo per il bene del cittadino, mentre oggi tutti questi attori, e questo anche rende difficile la riforma, sono profondamente in difficoltà. L'abbiamo detto del pubblico, che non solo è sottofinanziato ma anche meno risorse organizzative, cioè di fatto abbiamo un problema di assenza di medici e infermieri che peggiorerà per via del pensionamento nei prossimi anni in maniera significativa, quindi non abbiamo neanche chi eroghi le prestazioni. Dall'altro lato abbiamo un sistema di erogatori accreditati, quelli di cui dicevamo prima, che si trovano con delle tariffe blindate e comunque anche diciamo in una posizione di debolezza rispetto al sistema assicurativo, per cui anche lì hanno delle tariffe blindate, l'out of pocket vale pochissimo, e stanno sostenendo dei costi enormi per via dell'aumento del 150% dei costi energetici, tutte quelle che sono le difficoltà insomma che conosciamo della crisi di questo momento. E la sanità integrativa, tutti quanti pensano chissà quante risorse ha, risolverà il nostro problema, quello che non paga il pubblico verrà pagato dalla sanità integrativa. La sanità integrativa prende risorse dai lavoratori, sempre più tardi entrano le persone nel mondo del lavoro e non ci entrano nemmeno tutte nelle logiche che avevamo prima. Quindi i fondi si stanno svuotando, sono sempre di più le persone che li utilizzano. Quindi anche il sistema di sanità integrativa prevede che nei prossimi 5 anni, se non c'è appunto questa famosa riforma strutturale in cui tutti cerchiamo di non sovrapporci, ma di lavorare in un principio di sussidiarietà, rischia di andare al collasso. Certo. Ecco, faceva cenno all'out of pocket, anche qui ci sono valori crescenti, soprattutto sempre dall'articolo di Repubblica, soprattutto per la specialistica e per i farmaci. Questo è un aspetto che ha ricadute sociali, però, no? Nel senso che comunque una parte di popolazione è in qualche modo tagliata fuori dalla possibilità di accesso, lo certifica l'Istat. Rispetto a questo, è effettivamente così, diciamo, e come si può fronteggiare un fenomeno di questo tipo? Domandona enorme, ma insomma, così dal punto di vista tecnico più che altro. Allora, intanto a me piace sempre ricordare che il nostro out of pocket, oltre a essere il più basso d'Europa, ma questo non vuol dire niente, cioè non è mal comune mezzo gaudio, gli altri stanno meglio, cioè non ha senso, è chiaro che il problema di spesa sanitaria è estremamente, estremamente importante. Tuttavia, non confrontandoci con gli altri paesi, ma se io vado a prendere sul portafoglio degli italiani quanto pesa la spesa sanitaria privata, quindi questo famoso out of pocket, che è il 3,3% dei consumi, e lo confronto con i consumi di alcol e tabacco, i valori sono più bassi perché di alcol e tabacco noi spendiamo il 4,2%. Quindi ora forse anche un po' rivedere. Ci sono delle priorità. Esatto, anche un attimo rivedere le priorità sarebbe importante, cioè anche decidere dove mettiamo le nostre risorse. Torniamo sempre a un discorso di aspettative: per noi la salute in Italia è vissuta come un diritto, per cui nessuno è disponibile a
spendere. Però è chiaro che se non c'è questo intervento strutturale, con la sanità integrativa in crisi da una parte e il sistema pubblico dall'altro in crisi, andranno ad aumentare quelle che sono le spese in out of pocket. Non tutti se le possono permettere. È anche vero che in questo momento, decisamente come dicevi tu, stiamo parlando prevalentemente di attività ambulatoriale e di farmaci, ma quale tipo di farmaci? Quindi stiamo parlando di spese che sono sostenibili, sono Certo. veramente spese sostenibili. Il problema sarà nel momento in cui ci fosse un problema per i ricoveri, ci fosse un problema sui farmaci salvavita, cioè Essenziali, quindi certo. è sull'essenziale. Noi in questo momento stiamo pagando non per un essenziale, anche se le liste di attesa fanno sì che anche la visita ambulatoriale, nel momento in cui corro un determinato rischio, sicuramente fatta in ritardo può portare al ricovero e quindi è naturale, o piuttosto la non compliance, anche un farmaco che può sembrare banale in ambito di che ne so, cardiovascolare, può poi portare effettivamente a un rischio. Quindi c'è anche una questione di cultura che è molto importante, proprio di un'alfabetizzazione rispetto alla sanità e appunto trovare un modo che c'è, solo avere il coraggio di dire io come pubblico ti passo questo, non ti passo quest'altro, a queste persone sì, a queste persone no, in modo tale da fare in modo che ciascuno ci metta del suo. In questo momento, anche se sta crescendo, la parte, diciamo, di recovery è praticamente tutta pubblica, sta crescendo la parte, ma la parte coperta da sanità integrativa, non da out of Certo, pocket. certo. Quindi definire delle priorità e fare cultura, se posso riassumere in maniera giornalistica i due temi essenziali. Grazie Sì. mille per il contributo e alla prossima occasione. Grazie. Alla prossima.